Siamo a Modinca. Roberto! L'aveva detto io che mi pareva un cretino. E Claudio? Scusami, Roberto, ti presento Janet Hawkins, americana di nascita e hostess della Victoria Airlines. Piacere, signorina Roberto Castino, una donna brino. Oh, molto, molto piacere. Complimenti. E Claudio, mai dimenticato di dire la cosa più importante. Che cosa? Che siamo fidanzati, che sono la tua certo, fidanzata. E lei è la mia fidanzata. Allora, signorina, i miei auguri, oggi i miei complimenti. Oh, grazie, oh, grazie. Questa notte scelta. Vero che è stupenda. Lei non è fidanzato? No, sono singolo, come si dice dalla nostra parte, ma sogno signorino, regno di Catania, un applauso. E sorry? Due, a Catania, sì. In Natale ci sono belle ragazze, belle donne. Ah sì, ma io ancora non le ho trovate, infatti sono venuto qua per cercarmi una bella francesina. Ma vi ho disturbato? Ma no, che dici? Ad esempio, ora con cuore, Janet, l'americana, viene che appena chi da fra 10 minuti parte. Fra un quarto d'ora atterrerà Jacqueline, qui? No, qui è Jacqueline, Air France, la mia tenera gattina. Sì, ma i tempi mi parlano, non sono possibili, da 10 minuti. Sì, effettivamente oggi siamo un po' costretti, ma normalmente c'è un'alternanza regolare. Due donne Janet, due donne Jacqueline e due donne Judy. Io siettomo. Ah, siettomo ma riposo, si capisce. E Giudite, nemmeno qui. Giudite è la Lufthansa, il mio soffice cuscino. Insomma, vai, è un budello internazionale. Ma no, vieni qua, ti spiego invece, Daniele. Guarda, questa sera, ad esempio, arriverà Giudite da Stoccolma. Contemporaneamente Jacqueline, la francese, sarà partita per Caracas. Mentre Janet, l'americana, starà dormendo qui. Nel suo letto a Los Angeles. Ma non è perfetto! C'è una confusione che entra, pare mai vietnamita. Ma tengo, che ma è tutta matematica, tutto regolato, tutto organizzato, vedi? C'è verde, niente c'è. Signore, niente, faccio solamente il mio lavoro di domestica. Brava, ecco. Ma lei pensa proprio a tutto. Sì, proprio a tutto. Allora, visto che l'America partiva, gli arriva a Francia. Si deve sistemare la stanza. Brava, giusto. Sì, che c'è da concordare. Però stai pensando che, visto che a Francia, a Jacqueline, sta poche ore, la stanza la faccio dopo, prima dell'arrivo da Germania. Perfetto, Berta, perfetto. Ma è proprio efficiente. Sì, efficiente, proprio. Rompe un po'. Non sa che cosa fare. Sì, lo sappiamo. Ti sta scudando qualche cosa? No. Tutto a posto? Tutto a posto. Fra 45 secondi sarà qua, 45 secondi? Sì. Oggi spaccamo sicuro, ragazzi. Qualità innanzitutto. Forza, aspetta. Avanti, ecco fatto. Ogni volta che c'è una di sti signori in ingianzi, tu non si capisci niente. Cuba, cubello, qua arriva, cubate. È un vero manicomio, Non si capisce niente, da sta casa. Chissà, non è vita. Meno 4, meno 3, 2, 1. Amore mio! No, preciso, 45 secondi. Sono contenta di vederti. Sì, anch'io. Ma vieni, ti presento un amico mio. Piacere, signorina Roberto Castino, nata alle Brino. E buongiorno, signore. È un mio amico di liceo. Sì. È un amico mio. Ma che fa? Vi ho disturbati. Ma che dici? Claudio, non vado allo specchio. Ma che nulla. Ma assolutamente no, anzi, sono contenta. Lei è il primo amico di Claudio che conosco. Non frequento mai nessuno. È un eremita. Ah, sì, un vero eremita, quello che frequentare. Tesoro, ma dammi qualche cosa da bere. E fermi pure l'amico tuo. Ah, già fatto. Ma come sono distrutta. Quando uno vede il sole che c'è qui, non riesce a credere come possa fare così brutto altrove. Mon chéri, sai, ho rischiato di restare bloccata del Sinchi. No, Sinchi, quello non si trova. Ma davvero? Fatto bene, cavo. No. Così ti tiene compagnia quando io non ci sono. Quando tu non ci sei, io mi sento solo, soletto. Sì, signorino, sape, io pure, quando lei non c'è, si sente solo, come Bobby. Bobby solo. E ci riesce, magari la lacrima sul viso. Bobby solo. Ma comunque, tesoro, vado a lavarmi le mani che per le tre è quello per Caracas.
Benissimo, benissimo. Ah, mon chéri, ci siamo? A cosa? Mi spostano sul 747. 18. Ieri. Ah sì, allora non ti scordare di darmi i tuoi nuovi orari, mi raccomando. Certo, amore, sì. Avrò delle rotazioni più rapide e potremo vederci più spesso e più a lungo. A dopo! Dopo! Senta, ma ho tutto questa rotazione più veloce, ora come se stavamo. Non ti preoccupare. Pronto? Pronto. E allo stanza. A voi allo stanza. Giudita tedesca. Giudita. Pronto, amore mio, dimmi. Ah, non potrei essere qui per le 19, ma alle 23. Ah, che peccato. Avrei già cenato. E va bene, amore mio, non ti preoccupare. Allora ci vediamo alle 11, sì. Baci. Ma se ancora non l'hai visto? Ah, già, dalla voce si capisce. Signore! Che vuol? Giusto di via, vada. Che vuole? Annulliamo i crustel e i crauti. Picchia, a Germania restava a pere? Sì, restava a pere. Ma io i crauti ho mai cattato. Vabbè, vuol dire che esatto, che te posso dire? Oh, ammetterà che gli stanno in vita. Non è vita per una domestica, assolutamente. No, assolutamente. C'è va a dire una cosa, ma mi scordare, certo, mi facete diventare pazzi. Ah, io, pazzesco, io. Questa confusione. Quando poi ci pensi. E va bene, quando ci penso ci vuole. Ah, sì, il signor Claudio sarà felicissimo appena saprà che lei arriva prima. Sì, sì, non può sapere quanto. Sì, una Pasqua, veramente. E sì, a frappè. Non è vita. Ah, aspetta. Chi sta? Sì, il re. Chi sta usando? Ah, eravamo già banna che c'è a mezzo bere. Guarda che c'è Caolo. Ma non è che il signore ne faceva tutti stessi, no? Buongiorno. Come buongiorno? Sempre io sogno. Signor Cestino, usaccio. Castino, no Cestino, oh, Castino, stessa cosa. Ma chi ne sia mia, mi deve stare assai qua. Ah, ma sa che lei non è affatto gentile con l'ospite della sua famiglia? No, io sono gentilissima. Perché io dico per lei, lo sa, perché in c'è non è vita, c'è cuva, cuvene, c'è schifo che non si finisce mai. Qua non è vita assolutamente. Sì, ma a mia mi pare che Claudio ha regolato tutto come un orologio. Chi tu gli avevo fuso? Sì, certamente, chi tu è precisissimo, però è disumano. A mia mi piace. E va bene, e arrivavo a Fraula, a Germania. A ora? Sì, atterravo, chi ha telefonato ora dice che ci fare una sorpresa a Claudio. E va bene, non altro che cosa ne interessa, la storia che da mademoiselle dopo Jacqueline, la storia che da già Polaro. Ma come chi ne interessa? Chi da sta qua, vuole stare cacciglione, dice che ci ha fare una bella sorpresa signor Claudio, capito? Ho capito, ma non altro che cosa ne interessa su chi da sta cacciglione. Ma chi ne interessa? Ci può chiedere qualche scontro, no? Perché Jeanette, l'americana, arriva lunedì. Lunedì, ma oggi è sabato, raga, lunedì, ancora che non ho. Claudio, io ho tutto tempo di sistemare le cose. Sì, comunque, andiamo a un niente mai inventare io invece. Chissà, ci uno si vuole mettere chi è assalto del Signore e non si tocca. Non si tocca. Chi è a cucina non può chiesa. A meno che non si vuole inficcare in suo frigorifero, ma penso che non ci trasse proprio. Quindi non può chiesa. Da stanza non si tocca. No, Cottili, c'è una stanza bellissima, bello, fresco, tranquillo, senza rumore. Sinistra e faccia come se fosse casa sua. Molto gentile. Grazie. Amo la vita, amo la gioia, però chi sta non è vita, non è vita che si può fare. Va bene, allora mi sistemerò là nella stanza. Sì, si va a valigia di capo e chi cade in compra. Ma venuto, ma l'ha dato tempo. Io ci aiutassi io a portarla, ma quando era lì con un dottore ci disse a mia mamma che mi trovo un ennio non disco, perciò sape, non posso fare sforzi. Mi dispiace, mi dispiace. Anche se ne dà nella madre che poi ci penso certo, io. Ma lei è veramente spassosa, gli è piacere a parlare con lei. E mi fa piacere che ci piace il mio carattere, sì. Va bene, ma allora arrivederci. E che il signore non mi sopporta più? No, io affatto. No. E no, perché quando una ci dice così a una cameriera significa leviti davanti all'occhio miei. Ma completamente, chi su cosa sta pensando? No, è così, magari signor Claudio mi manda sempre, non mi fa parlare mai. Eppure la parola è l'unica cosa che ci distingue dalle bestie. Se gli uomini non parlassero, fossero delle bestie, no? Sì, ma fossero delle bestie, ma silenziose. Che cos'è una bestia? Ancora meno di una cameriera, è tutto dire. Ma per fortuna io sono ottimista. Senta, potrei avere un poco di ghiaccio? No. Come, perché? Perché il frigorifero è spasciato.
E il signore in affari? Sì. E dico gli stessi affari del signor Claudio? No. Lei è sposato? No. E dovrebbe, sa? Ma perché, scusa? Eh sì, finché è ancora in forma, sa che sta maritare. Grazie. Sì, certo, perché sa, la vecchiaia arriva veloce. Sì, ma sa, ancora gli 80 strade. No, no, non è così, finché è in tempo sa maritare. Se proprio vuole sapere, io ci stai pensando, ma ancora voglio aspettare un nuovo supporto. E a torto. Ma perché? Scusa, manco Claudio è maritato. E chi c'entra? Per fare la vita che fa il signor Claudio bisogna avere abilità e avere una costituzione bella, forte, sì. E che cosa le fa pensare che io non lo sia? Sì, sì, magari lei, come no, si mirò più nudo. E pare in super simula, ma io faccio Mauro. Senta, ma vuole fare una cortesia, ma vuole lasciare andare, vai. Arrivederci. 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 No, ma tagliate chi se io arrivo in una casa di cristiani e voglio comandare, ma c'è di impazzire, ancora non mi conosci chi sono. Ma che esce pure io. Pazzesco! Ma anche lui li guarda? Che cosa? La luna, le stelle, quando sono in volo? E non saprei, Fraula, però sai, non è che mi parla di queste cose. Certo, non sono cose di cui si parla queste. Certo. Ma con lei ne posso parlare? Sì. Lei queste cose le capisce? Lei è una tonna! Sì, io sono una tonna, ma sono anche una domestica. E con le domestiche, sai, non si parla di queste cose, non si chiedono opinioni, ecco. Ma no, Beta, lei è speciale! Sì? Sì, sì, Beta, lei è la quattiana da focolare, la festaglia! La festaglia? Lei è la giovane vergine! È giovane non tanto, ma vergine Cavestaglia sì. Sì, sì, pezza, lei è la giovane vergine. Ah, veramente una rinfrescata ci voleva. Marone, che giornata, che madonna, ma come voglio fare? Mi era bere una mia pace. Ah. Niente male, signorina, non è successo niente. Ma signora, cosa fa a casa mia? Casa sua? Casa di Claudio, vuol dire? Sì, insomma, casa di Claudio, casa mia, è la stessa cosa. Piacere, Roberto Castino, nato a Lebrino, sogno un amico di Claudio. Piacere. Piacere, signorina. Ah, lei a essere all'offertanza, vero, vero? Giustizia, Claudio le ha parlato di me? Ui, Claudio, proprio, chi non mi parla continuamente, lei ha azzeccato proprio un docere vento, capisci, Oh, come sono contenta! Sì, sì. E lui è di sottofè? Dov'è? Sì, è uscito per affari, signorina. Mi può chiamare Giustizia, visto che è un amico di Claudio? Ah, e allora mi può chiamare Roberto, visto che sono un amico di Claudio. Fa bene. E tirà Claudio quella pacciata? Purtroppo è stato solo uno sbaglio. Uno sbaglio sì, ma sono stata io a baciare a lei. Sì, vabbè, ma non zia, stia tranquilla, non dirò nulla. Allora... Ho già dimenticato quel bacio. Ah, bene, allora vuol dire che non ha significato nulla dunque. No, non è durato abbastanza per poterlo capire. Quindi il mio silenzio e la mia discrezione meriterebbero una ricompensa, no? Una ricompensa? Un altro bacio, se l'ho trovato molto piacere. E perché non se l'aspettava? Sa, la sorpresa conta molto. Sì, ma la sorpresa siccome fu bella, non l'ho potuta assaporare appieno, quindi se potessero cominciare da un solo... Ma sarebbe mostruoso da parte mia! Ne avrei rimosso per tutta la vita! Ma la fidanzata bacia sempre i migliori amici del fidanzato. Ma non sulla bocca! In America si usa. Ma io sono tedesca! Questo sarebbe il secondo! Ora non cominciamo a rubare, perché il primo non secondo. E poi io non ho mai trovato una donna tedesca. Voi italiani siete terribili! Io sono fidanzata con Claudio! Se fossimo stati in America, lei mi avrebbe baciato senza malizia. Inutile! L'America è proprio un grande paese. Che tedeschi è secrante popolo!
Vero, ragione. Ora te lo mettere tanto paese pur di scattare. Tanto paese pur di Ah, fede? Avevamo fede, ma lo vai ora vuole di circa. Cosa è successo? Judith, l'offattanza, te dice qualche cosa? Non si capisce, ma stai tranquillo, dandogli da vero dopo l'urni. Ah, ti domani. Ma se c'era magari tu quando telefonavo e disse che ritardavo. E poi chi te telefonavo e disse che dovevamo prima. Prima? Prima. E quando? Quando? Che dica? Ah, un euro. Bestia, cretino, animale! Ma perché non muoceva prima? Bestia che non si ha! Ma si ha mezz'ora che faccio come ammazza e è stata mica toccata io con una zanza mia! Se non capisci niente, non capisci! Muore, non capisci niente! Ma scuola! Sì! Mademoiselle! E c'è qua! Domani? Sì, signora, domani. Ma c'è anche? Sì. Anche? No, c'è. Lei? Sì. E anche lei? Dicendo niente, sto dicendo solo che i crauti risira su pesante e digerito. I cemmagli li digeriamo benissimo. Ma siccome io non sogno tedesco, sento che hai qualche problema. Lei non sa quello che dice. I crauti sono un piatto inimitabile. Su pesante, mi inghiomano. Quando sono preparati bene e fino al gelato come stasera, sono squisiti. Squisiti ma pesanti. Ecco il caffè lungo per il signore. Grazie, Betta, grazie. E se vuole un consiglio, su pigliasse subito, prima che accuzza. Se fossimo intelligenti, sapremmo cosa fare. Ah sì? E cosa? Uscire tutte e due. A quest'ora? Ma non è così tardi. Ma è già notte, non si vede niente. Ma non ci danno a vedere niente. Dobbiamo solo pigliare un poco di aria senza secondi fini, naturalmente. Oh, naturalmente.
Ma poi di cosa ha paura? Non è abbastanza grande per difendersi. Cosa ha paura? Che le faccia la corte? Le impedisco di farmi la corte. Però quando mi ha baciato... Per sbaglio, non ti meticate. Ma mi ha baciato due volte. La prima volta per sbaglio. E la seconda volta perché mi ha fatto un ricatto odioso. Ma non mi incanterà più. Ah, su, su, lo so. Dai, mi scusi, dai. Andiamo, la prego. Oh, ma è un'idea fissa! Oh no, è una bella idea, vuole fissa. Solo per prendere un bello boccato d'aria. Non sono di certo io a ti impedirlo. Ma io non uscirò senz'altro senza di lei. Sia gentile, su. Non mi farà la cote? Giuro, promesso, parola d'onore. Allora, giusto una pasticcettina d'onore e poi torniamo. Ah, grazie, grazie. Ma mi lasci, per favore! Bella la sua parola d'onore! Mi scappavo, da contentizia mi scappavo. No, basta, E quando saliremo nella sua macchina, mi salterà addosso e non potrò scendere più. Impossibile! Non le credo più! Non ho la macchina, prenderemo un taxi e ci sarà l'autista. No, basta, Basta! Cosa sono questi moti da fantalo? Lei è infernale, fuori le misture. Vuol che esca? Sì, va bene, uscirò, ma senza di lei! Ma signorina, ma... Mi direbbe che sono uscita. Ma chi non mi disse che c'è stato un vuoto? Ma lei ha uno strano modo di prendersi cura di me. E poi mi guarda con questi occhiacci castagna. Nocciolo, su nocciolo, tagliato. Deve essere su nocciolo. Sì, tagliato. Sì, va bene, le credo. E quella borsa della Victoria Online? Ah, è mia. E ci metto i miei effetti personali da bagno, pennello da bamba, spazzolino, dentifricio, mutande, quasiette, una mafata, camottatella e sciopini birra. Che idea pizzara fare della pubblicità di una compagnia americana! È la prima che ho trovato! Ma se lei fosse patriota, prenderebbe una borsa di una compagnia italiana, sarebbe più normale! Giusto, questo non ci avevo pensato, ha ragione, vero. Non le fa onore! Auf Wiedersehen! Te la fugge! Mi auguro che gli uomini italiani non abbiano la cattiva abitudine di frugare nelle borse della signora. Prego! Dicevo, mi auguro che non stava frugando nella mia borsa. Ma perché voi sta dicendo a mia, spero? Ma perché sta stringendo la mia borsa. Ah, sì, scusi! È vero, no! L'avverto che non c'è nulla là dentro, io pago tutto con carta. Ah, benissimo, la carta è un ottimo sistema di pagamento, molto pratico. Hai detto, qualcuno che mangia la carta ci serve. Ho soltanto qualche effetto personale, un ossetto da fare a parte. Pochi spiccioli per pagare il taxi, mi può credere? Oh, ma le credo, ci mancherebbe. È meccanico, perché stavo per sedermi. Ho visto che c'era la borsa, non mi potevo mica sedere sulla borsa. Ho preso la borsa in mano e mi sono seduto, chiaramente. Chiaramente da stupidi sedersi su una borsa. Oh, certo, sarebbe troppo stupido. Ma veramente crede che stavo frugando nella sua borsa? Non dire meno. E mi dica, lei... Non ha rimpiato mai il seno di sua mamma? Chiedo di mia mamma non tanto, però prego. Prima quando gli ho detto che volevo la mia camera, lei mi ha detto di no. No, sì. Ecco, non ha fatto come l'uomo americano che dice sì. Sì. Questo è molto importante. In effetti è possibile, sì. Non lo dica. Che cosa? Lo dica un'altra volta. Ma che cosa? Sì, è possibile. E perché? Oh, perché lei quando lo dice alla sua bocca ha una forma particolare. Ah, ora? Sì, lo dica. Sì, è possibile. Oh mio Dio, ha una bocca così attraente. Lo dica ancora, lo ripeta. Sì, è possibile. Oh, la sua bocca è come un fiore che si apre. Ora, questa noi chiediamo, Giacomo. Mi dica, lei... Ha mai baciato una donna americana? No, non ho avuto mai piacere. Sa, noi siamo molto razionali anche nelle questioni amorose. Sì? Sì. Adesso le ho mosso. Cosa gliene sembra? Beh, è difficile a dirlo. Le è piaciuto l'effetto? Sì, e soprattutto quando uno non se l'aspetta, è sorprendente proprio. Oh sì, è perché adesso lei se lo aspetta. Ma perché io ho intenzione di ricominciare? Oh, ma certamente! Ma come, così senza motivo? Oh, ma lei è impazzito! Io non piaccio lei! E poi noi due non siamo innamorati, giusto? Giustissimo, e allora possiamo baciarci, perché se... Non proviamo niente, noi possiamo dare un giudizio tecnico. Lei può essere imparziale. È pronto? Sabias! E adesso?
Beh, molto meglio del primo. Oh, sì. E per giù non ho potuto beneficiare neanche dell'effetto sorpresa, quindi... Sa, questa ha una tecnica pura, guardi. Chi sta sola mi mancava? Tecnica americana pura? Purissima! Beh, bellissimo, stai sentendo magari campanelle! Oh, mi piace che mi dà questo giudizio! Personale da bagno, per la papa spazzolina dentifricio, potate quesette, la mafata fatta a capottatella e sciopini di birra! Ma una borsa da donna fa uno strano effetto nelle sue mani! Signorina, non cominciamo a pensare cose che non sono! No, vabbè, ma io non credo nulla, si figuri, vado di là! Avanti, arrivederci! Appena torna Claudio, sì, le dica di venire nella mia stanza a chiedermi scusa, è che mi ha fatto molto male! Va bene, su viro, Ciurico, stia tranquilla, da su viro, Ciurico. Merci, Roberto, merci. Bonne nuit. Bonne nuit, bonne nuit. Messina, Messina, Messina. Oh, ma niente, Paolo, ma lasciami passare. Ma niente affatto, voglio farmi un bel bagno e poi andare a dormire insieme a te con il ballettone. Ma niente, ma in piscina non è possibile, questa sera sono troppo stanca. Vado a farmi un bagno. Aspetta, aspetta. Poi avrete... È colpa sua che sono stata disonesta. Ah mia, che mi sto contando a me? È colpa tua. Ma uno guarda, che... Claudio. Sì? Il tuo amico mi piace. Io ci piace. Beh, ma se capisci, ma il re è un amico mio, Roberto, che non siamo religi, ma lui è un grande amico mio, certo che è mio. Il tuo amico mi piace più di te adesso. Ci piace che stai lì, tu. Stia zitto, lei non capisce. Chi per dire? Che è sta storia? L'ho baciato. Dai, baciata. Veramente, sa, vuole morire tutto. Sì, perché credevo che fossi tu. Ah. E poi dopo ho voluto lui. E mi è piaciuto. Claudio, io lo amo. Lei mi ama, a mia. Io lo amo. Sì, e adesso non potrò più essere la tua fidanzata dorata, capisci, Ferro? Capisco. Ma certo che è una cosa così, all'improvviso. Però con Roberto, ma che tu non è saggio. Non c'entro niente. E tu l'ami? Ah, chi so domande che si fanno una così su due piedi, come ti posso rispondere l'amo? Mi ci ha fatto pensare, no? Ci pensai, mi piace assai, l'amo tantissimo. E allora non voglio essere d'ostacolo al vostro amore, Oh, grazie. Non soffrirai troppo? Sì, sì, certo che soffrirò tantissimo. Ma mi consolerà il fatto di vedervi felici, si capisce? Vieni, amore, ma che fine hai fatto? Mi stavo dando le ultime disposizioni della casa. Ma ti piani, che sono finita. Non sto arrivando. Ma voglio farmi coccolare un po' da te. Ora tu copo. Non ha cacciato niente, non ha cacciato. Non me ne vai. Vai che io arrivo subito. Ah, mi sì, Janet. Cacci una lettera per lei. Sì, brava, ho ricevuto di andare a Costanza. Vai, vai. Oh, ma niente, ha fatto, la leggo qua. E poi una testa rossa. Oh, my dear. Sì, che c'è? My dear. E dimmi, chi oh, vuoi? Non posso dirtelo. Ma io sono il tuo fidanzato e io devo sapere tutto questo. Chi è il tuo fidanzato? Che c'è? Sono innamorata. Sì, io non lo so che ci faccio io a queste donne. Oh, ma niente affatto. Vedi, l'anno scorso, sull'aereo Messico, New York-Messico, ho incontrato un uomo che mi ha detto che sarebbe ritornato da me e mi avrebbe sposata appena diventava ricco. Ah, questa sì che è una bella notizia. Ah, proprio una bella notizia che sta qua, allora, sì. E adesso mi sta aspettando a Linton di Acapulco. Sì, sì. Bravo. Aspetta, aspetta. Cioè, tu stavi con due uomini contemporaneamente? Ma no! Ah. Non due! Cioè? Una tappinata! Zaffio! Senti, ti saluta Roberto! Sì. Roberto Castino! Sì, ti ruolo il primo, tu guardi! Sì, ciao! Visita. Chi c'è? Chi vuoi? Come? Una hostess! Israeliana. Fatela lasciare vedere, forza, vieni! No, non mi interessa! Vieni, che ha tutto il nome! No, ma è maritare!
Senti, non devi andare a io. Senti, guarda, ti passa Roberto che pare interessato a te, fai ciò, guarda, guarda. Arrivo, amore! Arrivo! Affio, affioggio, vedo, sì, sì, allora dimmi, dimmi. E allora l'israeliana, sì, e poi c'è magari l'indiana, sì, buona. Ma ballavo un pallino russo da mezza fonte. Sì, a posto. La russa, 1,90 m senza scappe. Robert! Ah, sì! Robert, non lo sai che ti sto aspettando? Sto bene. Perché adesso che c'è un contatto non potrò più andare a letto senza il tuo bacio dalla buonanotte. Sto bene, sto bene. Amore, ma non è per essere all'antica, ma tanto ci siamo per sposare. Buonui. E me lascio in bianco. No, non così in fretta, amore, dopo, dopo matrimonio. Ma dopo, 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 ma dopo. Ah, ma la piede finivo. Top, top. Dove vanno? Top. Ma con camera, che posso dire? Con camera qua, a me lo facciamo chiesto. Ah, una volta. Andiamo che sta mettendo, ma la madonna che figlio. Roberto, buonanotte, va. Vieni qui, vieni qui. Vieni qui, oh, vieni qui. Pronto? Oh, Affio! Qui, Affio. E che ci chiedi sulla telefonata a fare? No, no, ci dici, ma cascava lì. No, cascava lì, Affio, chi c'è? Ah? Ah? Due gemelle. Chiama, chiama, piglia tutto qua, scrivi, scrivi. E Affio, cos'è che te dico? Stiamo a rovarlo! Llega así esta manera, no tiene la culpa, amor te comprende.